Buongiorno, primo contenuto di giornata. Avete presente quanto la Juventus pagò Matthijs de Ligt? Circa 80-85 milioni. Avete presente quanto l'Inter valutava Skriniar? Sugli 80-90 milioni più o meno, eh? 70, una cosa del genere, non sto bene a ricordare. Ecco, con queste cifre, per dei difensori, per carità promettenti, ma Bremer, tra l'altro, ha pagato una quarantina di milioni, 45 milioni. Secondo voi oggi quanto varrebbe Gaetano Scirea? Naturalmente mi rivolgo a chi lo ha visto giocare Gaetano Scirea, non a chi ha sentito parlare di Scirea per sentito dire. Mi rivolgo a chi lo ha visto giocare Gaetano Scirea. Ecco, se Matthijs de Ligt valeva 85 milioni, ecco, Gaetano Scirea ne valeva almeno il doppio. Se i parametri sono questi, oggi ne varrebbe almeno il doppio Gaetano Scirea. Naturalmente, fra noi e i milanisti c'è questo duello: chi è meglio, Scirea o Barisi? Io non ho dubbi. Per carità, Barisi, grandissimo, fantastico difensore, incredibile. Ma ragazzi, Scirea. Per me, meglio di Scirea in quel ruolo là c'è stato solo Franz Beckenbauer. In quel ruolo là c'è. Non basta narrarne le imprese, le vittorie. Oggi avrebbe compiuto 70 anni Gaetano Scirea. Non basta narrarne le vittorie. Gaetano Scirea è uno che ha vinto tutto. A esclusione dell'europeo con la nazionale, ha vinto tutto. Tutto quello che c'era da vincere. Tutte le coppe, il mondiale e non so quanti scudetti. Ecco, fare l'elenco delle cose che ha vinto Gaetano Scirea, a fare l'elenco ci dilungheremmo troppo. Per descrivere Gaetano Scirea giocatore basta un'azione. L'azione del secondo gol, l'azione del gol di Tardelli nella finale mondiale dell'82. L'azione parte da un recupero palla, da un contrasto di Rossi su Breitner, Paolo Rossi nella nostra tre quarti su Breitner. Sul rimpallo la palla arriva a Gaetano Scirea. Ecco, vi basta quell'azione là, vi vedete quell'incedere maestoso verso l'area tedesca, verso l'area di rigore tedesca. Questo scambio all'interno dell'area di rigore tedesca con Bergomi, dove addirittura Gaetano si permette un colpo di tacco, un colpo di tacco, poi l'assist a Tardelli e la scena che tutti conosciamo. Ecco, basta questo per descrivere Gaetano Scirea, un giocatore immenso, oltre che lo sportivo, l'uomo e tutto il resto, un giocatore immenso. L'uomo oramai lo conoscono tutti, è il giocatore che soprattutto i più giovani non conoscono. Ragazzi, Gaetano Scirea, io quando sento parlare di Virgil van Dijk, fenomeno, io avendo visto giocare gente come Scirea, Barisi, Vierchowod e tutto il resto, ma se questo è un fenomeno, quelli cos'erano? Cioè. No, ve l'ho detto, guardatevi, ci sono 3.000 video di YouTube sulla finale mondiale dell'82. Voi guardatevi l'incedere, palla al piede di Gaetano Scirea nell'azione del secondo gol. E stiamo parlando di quello che oggi sarebbe un difensore centrale. Ieri era libero, cioè staccato dietro lo stopper praticamente. Cioè, ragazzi, il ruolo di libero regista è stato inventato dai tedeschi con Franz Beckenbauer. Beckenbauer nasce mediano, con due piedi sublimi, e poi sul finire della carriera, presso a poco,
dopo i mondiali del 70, si sposta dietro in difesa nel ruolo di libero e praticamente vince tutto quello che c'è da vincere. Franz Beckenbauer, ecco, Gaetano Scirea ne ricalca la carriera perfettamente. Quando io dico che meglio di Scirea nel ruolo di difensore c'è stato solo Franz Beckenbauer, lo dico a ragion veduta. Un calciatore di una classe, di un'eleganza, di un tocco. Oh raga, non so se sia mai stato ammonito in carriera. Parliamo di un difensore, non so se sia mai stato non solo espulso mai. Non so se sia le stesse ammonizioni magari si conteranno sulle dita di una mano. Ma non perché giocava nella Juventus e tutte le cazzate varie, perché era talmente pulito nell'intervento difensivo che raga non potevi altro che far altro che toglierti il cappello. Ci ha fatto una splendida canzone Gaetano Curreri degli Stadio su Facchetti e Scirea. Io penso a Scirea su Facchetti. Come calciatore nulla da dire, come dirigente, ma davvero Gaetano Scirea era uno che anche che faceva gol. Nella Juve ha fatto parecchi gol, nella Juve ha fatto doppiette nei derby Gaetano Scirea. Un derby dell'82, Juve sotto di due gol, il Lala rimonta lo da Scirea e vinciamo 4-2, un grande passo verso lo scudetto della seconda stella. Scirea non solo, Scirea ha segnato nel suo ultimo anno di attività, l'88, Scirea ha segnato un gol decisivo a Genova per la qualificazione della Juve di Marchesi alla Coppa UEFA. Segnò un gol decisivo, eravamo sotto di due gol, fa il 2-1 ragazzo Renato Buso, che poi sarebbe andato alla Fiorentina a far coppia con Baggio. Gol di Buso e il pareggio lo fa Gaetano Scirea con un tiro da fuori area, perché Gaetano Scirea era un qualcosa di... Oppure un'altra azione, Grecia-Italia 1980, il gol del 2-0, il primo lo fa Antognoni. Una discesa simile, molto simile, palla al piede a quella della finale mondiale, fa uno scambio non ricordo con chi e fa questo pallonetto sul portiere in uscita dolcissimo. Raga, stiamo parlando di un difensore, stiamo parlando di un difensore con dei piedi da trequartista, con piedi da trequartista davvero. Lui era una mezzala nell'Atalanta, da dove la Juve lo prende, lo trasforma in libero e raga, un calciatore davvero con pochi uguali, con consacrato, giudicato miglior libero del mondo ai mondiali d'Argentina, non quelli dell'82, quelli prima, i mondiali d'Argentina nel 78. Lui delizia noi juventini con delle prestazioni, raga, guardatelo, palla al piede, era un piacere per gli occhi guardarlo. Un difensore con la grazia di Van Basten, davvero sto dicendo. Ecco, a me dispiace per i milanisti, Franco Baresi è stato immenso, grandissimo, ma signori, Franco Baresi non ha visto praticamente la nazionale finché c'è stato Scirea in quel ruolo. L'ultimo Scirea nazionale ai mondiali dell'86, prestazioni dignitose, anche se quella non era più una nazionale competitiva, era una fase di transizione del nostro calcio, però guardando i giocatori che c'erano in quella nazionale, avercene adesso, cioè Di Bagni, Di Gennaro, avercene adesso, davvero. Questo è Gaetano Scirea, che oggi avrebbe compiuto 70 anni e che purtroppo ci ha lasciato la sera del mio 15° compleanno, 3 settembre dell'89, 48 ore che non dimenticherò mai, 48 ore che non dimenticherò davvero mai. Perché 48? Perché vi spiego subito, è appena cominciato il campionato, cioè il pomeriggio il Barletta batte il Padova 1-0 per la seconda di Serie B, gol di Ferdinando Signorelli. Nel frattempo la Juve vince 4-1 a Verona, inizia a segnare i primi gol Schillaci nella Juventus, la Juve di Zoff.
La sera, durante la domenica sportiva, arriva questa notizia della morte di Gaetano Scirea, con Tardelli che ha un mezzo malore, scoppia a piangere e abbandona lo studio. Il giorno dopo perdevo mio nonno per un incidente stradale. Investito praticamente, era a bordo della sua moto e fu investito da un'auto sulla statale. Purtroppo non ci fu nulla da fare. 48 ore, le 48 ore forse più brutte della mia vita. Avevo 15 anni, appena compiuto 15 anni. Un campione immenso. La cosa bellissima che ricordo è lo striscione della curva sud della Roma, 3 giorni dopo, perché si giocava l'infrasettimanale, o la domenica dopo, che si giocava la quarta giornata, non ricordo. La cosa bellissima, lo striscione degli ultras della Roma, dove era passato pochissimo tempo dalla acerrima rivalità degli anni Ottanta, partita dal gol di Turone, lo scudetto dell'83 della Roma, la loro finale di Coppa Campioni. Fu uno striscione bellissimo dei Cooks della curva sud della Roma. Gaetano Scirea, 2 punti. Un uomo, un campione, onore, bellissimo, bellissimo, davvero bellissimo, bellissimo. Mi emoziono quando leggo queste cose. Poi la Juve avrebbe fatto la stessa cosa con De Rossi quando si è ritirato, meno male, no? Che fra Juve e Roma, nonostante una forte rivalità, sotto sotto c'è sempre stata una grande stima. Le due squadre, ne sono convinto. Fra gli stessi calciatori, sempre stati molto amici. Sono sempre stati molto amici fra loro. Penso a Bruno Conti, oltre a Francesco Totti e Daniele De Rossi. Quella tragedia che va a chiudere di Scirea, che va a chiudere un decennio che fino all'86 è stato caratterizzato da un duello spasmodico Juve-Roma. Poi sarebbe arrivato il Napoli di Maradona, il Milan di Sacchi e l'Inter del Trapp a chiudere quei fantastici primi anni 80, dove veramente ci siamo tutti innamorati del calcio, quelli della mia generazione. Oggi Gaetano Scirea avrebbe compiuto 70 anni, che dire. Altro grande ricordo di Gaetano Scirea, la sera dell'Aisel. Ricordo ancora le sue parole che ho sentito e risentito, il suo appello ai tifosi della Juventus dopo che c'erano già stati morti. Lui annuncia in pratica, queste sono le sue parole: la partita verrà giocata per consentire alle forze dell'ordine di organizzare l'uscita fuori dallo stadio. Non rispondete alle provocazioni, restate calmi, giochiamo per voi. Fa strano parlare di Scirea in questi tempi di merda, di patteggiamenti, di risposte social, vigliacche e tutto, delle quali parlerò tra poco. Ho voluto iniziare col bello della Juventus, con un campione fantastico, mai troppo citato, un campione fantastico, forse fra i 2 o 3 difensori migliori della storia. E non ho paura a dirlo. Non ho assolutamente paura a dirlo. Iscriviti al canale.